Siamo con Riccardo Sacchi, assessore del Comune di Macerata allo sport, agli eventi, al turismo, ma in particolare l'estate la vediamo ancora un po' lontana, a dire il vero, in questo periodo, ma cominciamo già a pensare a tanti appuntamenti che vedranno Macerata e lo Sferisterio in particolare protagonista dell'estate. Quali sono gli ultimi colpi messi a segno dallo Sferisterio Live? Sì, Alessandra, mi dai l'occasione per dire che l'estate è lontana, ma non è poi così lontana. Hai subito citato uno dei fiori all'occhiello degli eventi e di una città che può essere definita, non ho timore di dirlo, la città dei festival. Il Festival Sferisterio Live, inventato dall'ex sovrintendente Luciano Messi, no? Tirato fuori un po' come il coniglio dal cilindro, sta diventando, per volontà di questa amministrazione e in particolare dell'assessorato che guido, uno dei fiori all'occhiello per la qualità e la quantità degli appuntamenti. Abbiamo deciso di implementare questa serie di appuntamenti. Poi abbiamo voluto, da un lato, spalmare, rendere questo periodo più largo, tant'è vero che prevediamo i concerti di Sferisterio Live, poi andrò nel dettaglio, da giugno, per arrivare, ultimo esempio in estate, alla Chicca, che siamo riusciti a realizzare 2 e 3 ottobre del 2021 con, scusate, sì, 2021 con Zucchero. È un evento del tutto inedito con una star italiana che però è internazionale. Questo per dire che Sferisterio Live ben si attaglia guardando al pop, alla musica leggera, al rock, all'intrattenimento, ai comici, agli attori, a un periodo che va a comprendere almeno 4 mesi e mezzo, e questo allarga anche la stagionalità dello Sferisterio, che a mio avviso appunto deve essere il più possibile elasticizzata. Cronache Maceratesi ha già dato notizia di molti, adesso non so se ce ne saranno altri di iniziative, ma ricordiamole. Abbiamo un carnet ricchissimo quest'estate. Non appena si concluderà la settimana di musicultura con il famoso sabato allo Sferisterio, dal 27 inizieranno 3 giorni di appuntamenti, giugno, direi, quindi, giugno, che definire internazionali è dire poco. Il 27 Illuminers, un gruppo di giovani star indie pop molto molto interessante e famoso in tutto il mondo. Almeno due o tre loro canzoni hanno formato oggetto di spot mondiali di prodotti commerciali conosciuti a livello globale. Il 28, l'evento sold out di Simply Red, forse l'evento dell'estate, con Mick Hucknall e soci, che faranno soltanto 5 date in Italia quest'estate, quindi un evento che sarà particolarmente importante da un punto di vista artistico e anche di comunicazione del brand della città. Il 28 abbiamo i Deep Purple. Deep Purple, che sono, non sta a me dire chi sono Deep Purple, una band rock che da più di 50 anni calca le scene di tutto il mondo, e lì ci sarà da vedere delle belle. Poi abbiamo già annunciati il concerto del 29 agosto con Madame, quindi guardiamo anche alla musica italiana, che guarda un po' più con attenzione ai giovani, ai nuovi generi. E poi abbiamo l'8 settembre Massimo Ranieri. Ma come dicevo, la musica continua, abbiamo in pentola tantissime sorprese che stanno bollendo, che a breve annunceremo, e qui ovviamente per ragioni anche di riservatezza non posso annunciare, per rispetto anche dei contratti che ci saranno con le agenzie e con gli agenti. Vi posso dire che abbiamo davvero delle sorprese che sono tanto importanti, di qualità e di livello, tanto quanto quelle che ho detto fino adesso. Questo ci fa dire, e vedrete, ci tengo a dire questo, che una volta completato questo, diciamo, collana di perle, vedrete che queste perle sono omnicomprensive, cioè guardano un po' a tutti i generi, a tutte le età, a tutti gli interessi musicali, anche allo spettacolo, perché annunceremo probabilmente anche un attore. Per dire appunto, e concludo su questo punto, che ci teniamo ben stretto questo Sferisterio Live, ci investiamo, come vedete abbiamo aumentato il periodo e abbiamo aumentato il numero di serate, arrivando circa probabilmente a 10, guardando a tanti generi musicali per accontentare fasce di età e di gusto che siano il più possibile larghe e partecipate. Un avvocato tra gli eventi, come si è coniugata l'attività, no, professionale, la competenza acquisita nel corso di tanti anni di attività con questo settore, no, che invece è tutt'altro? Beh, potrei rispondere che, come ben sapete, no, basta andare a guardare anche il Parlamento, gli avvocati, un po' perché sono tanti e un po' perché spesso hanno una preparazione che spazia dal mondo giuridico al mondo anche proprio della competenza amministrativa per gli studi fatti,
Questo facilita molto l'accesso al mondo della politica da un punto di vista perlomeno professionale e professionalizzante, che voglio dire, non solo in politica gli avvocati sono numerosi, basta che vediate nelle varie giunte dei comuni, nelle giunte regionali, in Parlamento, ma consente un facile accesso, una facile lettura, una facile comprensione anche degli atti amministrativi, cosa che non è da sottovalutare. A prescindere da questo, essendo io una persona che ha degli interessi, diciamo, radicati nel mondo musicale, nel mondo della lettura e nel mondo, diciamo così, del cinema, delle arti visive, voi capite bene che mi è sembrato naturale, una volta eletto e una volta avuta l'occasione, l'opportunità di poter rivestire un incarico assessorile, richiedere appunto di poter seguire, diciamo così, quello che è cosiddetto il settore dello spettacolo, no? Oltre allo sport e al turismo, questi eventi, poi parleremo anche dei festival che seguo, sono di fatto il vecchio assessorato allo spettacolo. Quindi ecco, penso che non siano, come culture confliggenti, ma anzi sia un arricchimento reciproco, perlomeno per quanto mi riguarda. Macerata, città dei festival, quindi parliamone, no? Visto che ormai li abbiamo già citati un paio di volte. Siamo, Alessandra, nei giorni di uno dei primi festival a livello di stagionalità che è Musicultura. Siamo proprio in pieno svolgimento delle audizioni live dell'edizione Musicultura 2023. Posso dire che più che altri anni il Teatro Lauro Rossi è traboccante di persone. Tutte le sere abbiamo più di 400 spettatori. A questo, in un periodo che storicamente, fine febbraio, inizio marzo, sono periodi che turisticamente, per così dire, possono essere chiamati di bassa stagione, consentono alla nostra città di avere un flusso continuo appunto di pubblico, di qualità e di quantità. Non solo i 400-420 spettatori che si alternano ogni sera per 10 serate nel nostro meraviglioso teatro del 700, ma non dimenticherei i circa 300 artisti, perché i 56 artisti che sono stati selezionati per partecipare a queste audizioni non si muovono da soli, ma arrivano con le famiglie e con la band, quindi sono circa 300 persone. E li aggiungerei alle bravissime, qualificate maestranze che lavorano attorno a Musicultura, che sono circa 50-60 persone. Quindi in questi 10 giorni, fatto un conto molto approssimativo, circa 6 o 700 persone al giorno si riversano nella città, nel suo centro, nelle vie intorno al centro, vanno a riempire. Abbiamo le nostre strutture recettive che, pur con le loro criticità a livello numerico, sono praticamente sold out. Per non parlare di ristoranti, bar, e tutti gli altri esercizi commerciali che comunque ne traggono beneficio, perché poi l'interesse ultimo dell'amministratore, a mio avviso, è non solo quello appunto dell'incoming turistico e della promozione del brand della città, e siamo un capoluogo e abbiamo realtà culturali importanti da promuovere, ma quello del ritorno commerciale. Penso che sia il fine ultimo di ogni buon amministratore. E poi questo è soltanto l'inizio, Alessandra. Abbiamo a maggio. Si svolgerà il festival Macerata Racconta, che probabilmente, come negli anni scorsi, avrà l'onore di ospitare i finalisti del Premio Strega a pochi giorni dalla proclamazione del vincitore. Quindi questo assume ancora di più una connotazione, diciamo, di richiamo e di capacità di indagare il mondo della letteratura da vari punti di vista. Abbiamo poi la settimana di Musicultura e della Controra, dal 19 al 24 giugno, con appunto i pomeriggi, le varie piazze, le location, i cortili dei palazzi che saranno animati da incontri culturali, artistici, eccetera, e le prime 3 serate in piazza, il lunedì, il martedì e il mercoledì, con dei concerti gratuiti con dei cantanti di livello nazionale che, come l'anno scorso, Ivan Ruggeri in sostituzione di Ron e Filippo Graziani con il fratello Tommaso e tutta la band hanno riempito, lo ricordo, in maniera direi anche inedita, le piazze e le vie del centro storico con più di 3.000 spettatori ogni serata, cosa veramente memorabile. Per proseguire poi, appunto, finita Musicultura con, come dicevo prima, la 3/4 giorni, il quarto non lo posso ancora annunciare, dal 27 al 30 giugno con Sferisterio Live, e poi torneremo a metà agosto, alla fine della stagione lirica, con il Festival del Folklore, quindi ospiti più di 150 appassionati appunto e cultori della musica folcloristica di tutto il mondo a Macerata, organizzato dalla nostra benemerita associazione Pistacoppi, che ringrazio, per arrivare poi al 25-26 agosto con il Festival Sibillini e dintorni, con altre date di Sferisterio Live che sono quelle che annunciavo prima, Madame e Massimo Ranieri, ma anche altre che annunceremo.
è ancora presto, ne annunceremo altre, per arrivare poi ad Arte Migrante, che è il festival organizzato intorno tra il 9 e il 12 settembre, che richiama sempre una grande folla intorno alle arti circensi e non soltanto. Per poi arrivare a ottobre, quando ci sarà la 4 o 5 giorni di Overtime, che è il nostro uno dei fiori all'occhiello, festival dell'etica sportiva e del giornalismo sportivo, che va a indagare a 360 gradi il mondo dello sport dal punto di vista letterario, sportivo, della cultura, della filosofia e del giornalismo. Di solito nell'immaginario collettivo provinciale, diciamo così, è Civitanova la terra degli eventi Scusa e delle Alessandra, ti iniziative. interrompo prima di questa domanda e tenevo a dire anche che poi c'è un festival, diciamo così, nuovo a cui teniamo molto come amministrazione che deve ancora partire e ha celebrato la sua data zero lo scorso 6 dicembre in un teatro della Filarmonica con più di 200 spettatori, che è il Festival Presente Liberale, il Festival del Pensiero Liberale, a cui teniamo molto perché è forse la creatura nuova che abbiamo tenuto a battesimo e che in quest'anno ci auguriamo, spieghiamo e stiamo lavorando per dargli una sua dignità, un suo spazio, grazie alla preziosa collaborazione con la casa editrice Liberi Libri, e anzi approfitto per rinnovare il dispiacere, il dolore per la scomparsa del suo fondatore Aldo Canovari, alla cui famiglia mando un abbraccio e a tutti i suoi collaboratori. Ecco, questo festival è un fiore all'occhiello anch'esso perché ha l'ambizione, speriamo di riuscirci, di farlo diventare un momento di approfondimento, di pensiero, per poter indagare al meglio il pensiero liberale e tutte le sue sfaccettature. Questa casa editrice ha circa più di 200 titoli che indagano questo mondo e che ci interessa molto perché davvero secondo noi c'è molto ancora da indagare e c'è molta sede di conoscenza su questo settore. Scusami Alessandra, ma ci tenevo a dirlo. No, dicevo, nell'immaginario collettivo provinciale, no, Civitanova è un po' la terra degli eventi. Qui invece a Macerata non si fa più fatica, no, a pensare al divertimento, agli eventi, al movimento. Questo legame che l'assessore ha con Civitanova, familiare e quant'altro, ha in qualche modo portato benefici anche a Macerata? Beh, questo me lo dovrebbero dire gli altri. Io, come vedete, innanzitutto oggi penso che nel 2023 parlare come si dice, di campanili sia sì divertente, ma allo stesso tempo sia, come si può dire, fuori dall'ordine del giorno delle Più che priorità. di campanili, parliamo proprio di caratteristiche anche legate, no, Antropologico. alle posizioni, no, nel Sono. territorio. Io ho dei legami sia familiari, la famiglia di mio padre ha origini in quella zona, ho numerosi parenti, numerosi clienti come professionista, numerosi amici, ma ce li ho anche a Tolentino, anche a San Severino. Questa è una provincia bellissima e secondo me, arrivando alla tua domanda, Macerata e Civitanova sono due città profondamente diverse, ma profondamente uguali. In che senso? Diverse perché hanno diverse inclinazioni. A Macerata c'è più attenzione all'aspetto culturale, all'aspetto di approfondimento delle varie materie. Civitanova è, non si può nascondere, diciamo così, capofila dal punto di vista della vita notturna, dei locali, del commercio e anche dell'industria. Un po' da questo punto di vista è un po' la città che guida la locomotiva, non solo provinciale, ma direi regionale da questo punto di vista. Basta vedere l'accesso nei locali e basta anche vedere la quantità di aziende, la ricchezza di aziende dal settore calzaturiero in giù che ospitano e che sono ospitate in quella zona. Io quello che dico è che queste due città, ma io includo in questo discorso anche la montagna, la media collina, Tolentino, Recanati, che è un po' simile a Macerata, Camerino e tutte le altre città che hanno, diciamo così, specificità economico-amministrative, ma anche culturali, a collaborare perché soltanto con una sinergia virtuosa questo territorio può uscire dopo anni, consentitemi di dire anche di sfortuna, perché il sisma del 97, il sisma del 2016, poi la pandemia che è stata per tutti ma ha colpito duramente il tessuto produttivo maceratese, per arrivare poi insomma a tutte le difficoltà dovute nell'ultimo anno alla guerra in Ucraina, ecco, questo mi fa dire che occorre essere uniti. Questo nel mio piccolo ho cercato di farlo perché forse anche per appunto questa radice comune di appartenenza anche familiare, penso che ci si arricchisca prendendo le migliori cose da una città, e io sono orgogliosamente maceratese, e le migliori cose dell'altra. Ecco, questo non possa che far bene per ottenere risultati positivi, come dicevi tu, anche dal punto di vista
del clima un po' più frizzante, e come vedete dall'aumento della qualità e della quantità degli eventi che sotto la guida da parte mia del mio assessorato, che appunto si chiama Assessorato ai Grandi Eventi, almeno come qualità e almeno come quantità, mi penso sia innegabile ritenere che insomma ci sia stato una grande attenzione e una sensibile crescita nel numero e nella qualità degli eventi. Basti pensare appunto al nuovo festival che dicevo prima, Presente Liberale, e basti pensare ai concerti di Sferi Stereo Live, che erano due o tre e stanno diventando circa 10 all'anno, con nomi che non sta a me definire grandi star o rockstar internazionali. Thank you.